Organa è una creatura digitale che prenderà vita in questi giorni al Food and Science Festival di Mantova e, come tutte le creature, comincerà ad evolvere. In realtà Organa rappresenta tutti gli esseri viventi che vivono sul pianeta Terra e quindi è un gigantesco ecosistema, è la biosfera di fatto. Ed è in qualche modo mai uguale a se stessa, evolve secondo dei meccanismi che sono legati alle leggi del caos e della complessità, quindi non prevedibili, non ripetibili, quindi esattamente come accade agli ecosistemi terrestri. E a un certo punto può apparire la figura dell'essere umano. Quindi i visitatori che verranno in questi giorni a Mantova, alla Loggia del Grano, dove stiamo preparando l'installazione, dove mi trovo in questo momento, avranno la possibilità, tramite un QR code, di connettersi con il proprio smartphone ad una web app. E quello che accadrà semplicemente è che si troveranno sulle proprie mani il pianeta Terra. Quindi avranno il pianeta nelle loro mani e con i loro movimenti dovranno riuscire a spostare il pianeta in determinate condizioni ambientali. Ci sono delle condizioni ambientali, chiamiamole positive, ed altre chiamiamole negative. La cosa è che ogni volta che i loro movimenti in qualche modo influenzeranno in diretta la creatura, chiamiamola così, perché modificheranno le caratteristiche, la composizione, ne modificheranno il colore. In particolare se saranno un po' distratti o se lo faranno apposta, perché chiaramente accadrà anche questo, e porteranno la Terra in condizioni ambientali non positive, Organa comincerà ad assumere delle colorazioni un po' più tendenti al rosso, le particelle si muoveranno più velocemente, quindi sostanzialmente quello che accadrà è che la temperatura media di Organa diventerà più alta. Quindi il tutto è una sorta di metafora di che cosa. Di qual è il ruolo degli esseri umani sul pianeta, di come le scelte fatte, i movimenti, le scelte, i comportamenti degli esseri umani vanno in qualche modo a influire sulle condizioni del pianeta e quindi su qual è la direzione che la biosfera può prendere e che appunto non è assolutamente detto che è una direzione che poi a un certo punto ci prevederà ancora come specie. Quindi quello è un po' il senso. Diciamo, da un punto di vista di che cosa ci sta dietro il progetto, chiaramente ci siamo basati su quelle che sono le conoscenze sullo stato attuale del riscaldamento globale, sulla perdita di biodiversità, e anche tanto sul fatto che il nostro cervello non è tanto capace di concepire dei fenomeni che avvengono su una scala globale, su delle tempistiche molto lunghe. E non è tanto capace di concepire dei fenomeni quando questi sono etichettati come catastrofici. Tendiamo un po', attiviamo queste distorsioni cognitive, per cui tendiamo a far finta che non ci siano, pensiamo che il problema sia di qualcun altro, che qualcun altro debba poi risolverlo. Quindi in qualche modo dietro abbiamo cercato di immaginare questa installazione per poter superare questo tipo di ostacolo. E quindi lavorando soltanto su un piano emotivo, far sì che le persone riescano a concepire la reale entità del riscaldamento globale, della perdita di biodiversità e dell'impatto dei propri gesti. Durante l'interazione, quello che accadrà è che ciascuno in qualche modo produrrà delle modifiche, degli effetti visibili immediatamente su Organa. Ma i veri effetti, quelli che in realtà vanno a modificare la sua traiettoria evolutiva, nascono dalla somma dei comportamenti delle persone. Quindi è più la collettività che influisce sull'ambiente, quindi sull'evoluzione di Organa, che non il singolo individuo. E questo è anche un po' un invito ad essere in qualche modo attivi da un punto di vista sociale, politico, nelle scelte che si fanno anche a livello economico, perché poi è lì che ci si gioca un po' la partita sull'approccio al caos climatico, alla perdita di biodiversità, eccetera. Quindi diciamo che il concetto ci sono delle basi scientifiche sotto,
per me è una sorta di esperimento di comunicazione della scienza, dove però si lavora non su un piano cognitivo, ma su un piano più emotivo, con lo scopo appunto di superare determinate distorsioni cognitive, determinati bias, da di avere in qualche modo un'esperienza personale intima con il cambiamento climatico e gli effetti che noi produciamo in questo fenomeno. Questo è un po' l'obiettivo. È ispirata in qualche modo ad un simulatore che si chiama En-ROAD, un simulatore che è stato messo a punto da un gruppo che si chiama Climate Interaction, legato all'MIT di Cambridge, che è molto molto interessante. Quando l'ho visto, quando appunto l'hanno lanciato alla fine dello scorso anno, ha delle potenzialità gigantesche, perché ti permette di andare a vedere qual è la stima della temperatura globale da qua al 2100, andando a variare alcuni parametri legati a delle scelte di policy. Quindi, ad esempio, decido di tassare le energie non rinnovabili e di incentivare quelle rinnovabili, decido di ridurre la deforestazione per produrre campi per poi coltivare, decido di ridurre gli impatti degli allevamenti. Tutte scelte di policy volte a modificare alcuni settori della nostra economia, di fatto. E ciascuno di questi parametri va ad avere un effetto sull'andamento della curva della temperatura. È molto potente questo software, perché per vedere un effetto sensibile sulla temperatura tu devi modificare tanti parametri, altrimenti non vedi quasi nulla. E concentrandoci sul settore dell'agricoltura, che è quello che a me interessava particolarmente, visto che comunque siamo, insomma, Organa verrà lanciata in un festival che si chiama Food and Science Festival, quello che accade è che se uno va a modificare le policy sull'agricoltura rendendole le più virtuose possibili, è vero, diminuisce la temperatura globale, essendo comunque l'agricoltura una delle principali cause del cambiamento climatico, questo non bisogna negarlo, ma non abbassa la curva della temperatura a sufficienza da riportarci in una condizione di tranquillità, ecco, mettiamola così. Quindi questo vuol dire che devi anche lavorare su altri tipi di settori, soprattutto ovviamente quello energetico. Quindi era molto potente, io lo trovo molto potente come software e come strategia, ma lavorava molto su un piano puramente razionale, chiamiamolo cognitivo, ecco. Quindi in qualche modo è stata un'ispirazione per Organa, che invece prende tutto l'aspetto più emozionale. C'è tanta scienza e tanta tecnologia per fare arte e per comunicare la scienza e in qualche modo la tecnologia. Non lo so, l'approccio secondo me più utile è quello di non separare troppo la scienza dall'arte. E soprattutto, io sono soprattutto un comunicatore della scienza, quindi quello è il mio. Però mi piace molto, come dire, andarmi ad infilare in ambienti artistici, perché li trovo molto ricchi di stimoli e, insomma, mi interessano molto. Quello che penso è che l'arte non debba essere uno strumento per comunicare la scienza, nel senso che sminuisce molto il valore che l'arte in realtà ha. E credo che invece quando la ricerca artistica e la ricerca scientifica, e in qualche modo le vedo come qualcosa che convergono nella comunicazione della scienza, vengono viste allo stesso livello, i risultati siano più interessanti, ecco, un po' più fertili. Per cui in questo progetto non abbiamo immaginato l'arte come uno strumento per comunicare la scienza, ma l'installazione Organa è un pretesto, è un'occasione per poter fare delle riflessioni che hanno sicuramente un valore in campo artistico, perché comunque tutto il progetto si inserisce anche all'interno di una storia, di un percorso all'interno dell'arte urbana, del far rivivere i posti, dell'interazione che le persone hanno con determinati posti grazie a delle installazioni artistiche. Quindi c'è tutto un suo valore, poi in qualche modo si innesta anche in percorsi che ovviamente hanno una storia di ormai di decenni, che sono la computer art, la genetica art e quant'altro. Da un punto di vista della comunicazione della scienza ha delle grandissime potenzialità, perché in realtà noi lo vediamo come un percorso complesso, quello dell'installazione. Le persone partecipano e interagiscono con Organa, e quindi sì, sicuramente il piano
emotivo, ma poi andranno via con dei materiali, sono dei pieghevoli, c'è il sito web, in cui invece si va dentro la questione scientifica. Quindi insomma, quello che noi immaginiamo che possa accadere, che speriamo che possa accadere, è che le persone si portino dietro questa esperienza, speriamo molto forte, per poi dopo andare ad approfondire a quel punto su un piano assolutamente razionale i contenuti. Quindi, insomma, io lo vedo un po' come un esperimento di comunicazione della scienza, dove dentro chiaramente ci sono appunto l'arte, c'è la scienza e tutto il resto. Il nome è stato un lungo percorso. Abbiamo prima identificato la specie, cioè ci siamo immaginati quale specie dovrebbe essere la specie a cui appartiene Organa, e l'abbiamo battezzata Fluxus terrestris. Fluxus perché ci interessava il concetto di flusso, gli ecosistemi evolvono all'interno di tutta una serie di meccanismi, secondo determinati parametri, che sono continuamente in cambiamento, cioè dettati comunque appunto dal caos. Quindi il concetto di equilibrio in qualche modo non è tanto quello che ci interessava affrontare in questo caso, è un po' controverso, non è... E quindi ci interessava più l'aspetto del flusso, e quindi Fluxus terrestris è il nome che abbiamo inventato alla specie di Organa. Poi Organa ci interessava molto come nome perché, oltre ad avere dei riferimenti nel mondo di Star Wars, ma questo è un altro discorso, ci interessava perché il termine in sé ricorda anche la parola organico, ricorda qualcosa di vivo, ci sono alcune traduzioni anche in altre lingue che mettono insieme il concetto di organa alla coesistenza di più organismi messi insieme, quindi concettualmente ci stava bene. Poi dopodiché anche un riferimento nella storia della musica, perché l'organum era una delle prime forme di polifonia, insomma l'embrione della polifonia, quindi una linea melodica che viene accompagnata da un'altra linea che sta una quarta, una quinta sopra. E quindi anche lì c'è un discorso di coesistenza di esseri viventi. Quindi poi ci piaceva in generale il nome, quindi l'abbiamo battezzata così. Appunto, il progetto è un progetto che ha previsto la collaborazione di tante persone, quindi l'abbiamo condiviso soprattutto io con il gruppo di Aurora Meccanica, che è un gruppo di Torino con cui sono anni ormai che collaboro per le mostre interattive che abbiamo proposto soprattutto qui al Food and Science Festival di Mantova. Dopodiché ci sono altre persone che si sono occupate della parte di appunto progettazione del software che fa funzionare Organa, e quindi Sebastiano Barbieri che si occupa di questo, c'è Simona Carella che si è occupato della web app, insomma, quindi è stato un team che ha lavorato insieme per produrre, ognuno con le proprie competenze, l'intero progetto.